E benvenuti al nostro appuntamento della domenica con Farming Simulator nel format della domenica mattina, Domenica in Caffè con Farm. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Sunday morning with a Caffè in Farm. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin avec Dimanche Café en Farm. E allora, l'ultima volta, cioè ieri sera, abbiamo seminato, anche se non in maniera precisa, abbiamo seminato l'avena, ecco. Hanno votato in chat l'avena e quindi abbiamo ascoltato la chat perché la chat è padrona. Detto questo, adesso continuiamo a lavorare un po' sul campo, ci anticipiamo un pochettino. Allora, ieri ho venduto una seminatrice da 12 metri e ne ho acquistata una da 15 metri e mezzo. So, welcome. Now I will go on working on the big field. And yesterday night, yesterday evening, during my previous live stream, people in chat voted Aven to plant here in the big field. And now I will go on working on the field and trying to earn extra money again. So I was thinking that I will use part of this material I will use for horse food, sorry, and then I will try to sell a smallest part and try to gain a part of money. Just to try to refund the previous Ehi, Alfredo carissimo, buongiorno e ben ritrovato. And so now I have to work very hard on this big field. Et alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous du dimanche matin avec Dimanche en Farm. Hier soir, pendant la directe, j'ai fait voter la chat à propos de quoi planter sur le champ. Ils ont décidé de planter de l'avène. Donc maintenant, je suis en train de préparer le champ et puis aller le travail, voilà, merci. Alfredo carissimo, buongiorno, tutto a posto. Qua in questo momento mi sono anticipato un pochettino qua, detto visto che mi trovo. È di buon mattino. Mi preparo il campo, così recupero anche monetine extra. Comunque tutto bene. A te com'è la situation? Io ho fatto una bella carica caffeina prima di venire in live qua. Fatto con la moka, il caffè alla napoletana. È un caffè molto forte. E quindi adesso noi siamo ancora qua. E già. Piropi, voilà. Oh, ma qua ci ho passato già, no? Ok. Ecco qua, la linea di confine.
Perfetto. Ecco qua, e noi ci prendiamo questo caffettino virtuale questa mattina. Qualcuno poi, diciamo, farà l'aperitivo, quindi oltre alla colazione bella abbondante stamattina, ci andiamo a rilassare un pochettino qua con Farming. Ah, e comunque ci voleva proprio sto macchinario. 42 metri, una quarantina di metri, quindi 20 metri al lato. Su questo campo qua finalmente si fa un lavoro meno lungo e quindi ci si può anche dedicare a qualche altra cosa. Allora, nel gioco sono le 10:03, quindi vado a dare un'occhiatina agli animali in farm se hanno bisogno di qualcosa. E poi mettiamo la crescita veloce delle piante, mandiamo il tempo avanti così vediamo a che ora ci iniziano a far lavorare qua. E quindi iniziamo a trebbiare. Là è cresciuta già una striscetta, quindi però vediamo un attimo una cosa. Crescita, ok, normale, perfetto. Perfetto, ok, si può fare. Uela, presidentissimo, buongiorno. Quale onore e quale piacere averti qua. Dice la verità, sei venuto per il caffettino, eh? Buongiorno, carissimo. E qua ci prendiamo il caffè per carburare la domenica mattina, ma in generale, molto più in generale, quando bisogna carburare un po' di caffeina e si parte. Mi sono anticipato un pochettino stamattina. Bravo, il famoso caffè fatto nella moka, specifichiamolo. E stamattina mi sono anticipato un pochettino proprio per evitare di accavallarmi sia alla tua live che a quella di Fernbus 08. Detto che mi anticipo di buono 20 minuti, una mezz'oretta, detto almeno così non faccio come le altre volte che mi sto pochi minuti nelle loro live perché magari loro finiscono orario di pranzo e quindi mi sono anticipato. Ora pronomi Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai i nervi! I sound alert cominciano a girare bene, dai. Ah, ok. Ma ieri sera mi accennasti che avresti portato qualche altra cosa stasera. Qualora tu dovessi andare in live, cosa porti? E ovviamente il canale La Zappa Storta, tutta una parola per chi sta guardando questo video in diretta in questo momento su Twitch, o semplicemente a chi sta guardando questo video anche in differita, diciamo così, e su YouTube. E sì, effettivamente il lunedì anche è un giorno, diciamo così, è un po' ok, quindi se state guardando questo video in diretta o in replica, passate nel canale dell'amico La Zappa Storta e il divertimento è assicurato. E invece con Zappa Storten io sarò nella sua live
Avrò ancora una volta l'onore di partecipare a una sua live lunedì con Ranch Simulator. Stavo dicendo Ranch Simulator 19. Puoi anche, se vuoi, scrivere il programma qua, Taleb. Ok, ottimo.
1RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK 539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio W2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio W2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti.
Cavolo, mi sono scordato di attivare il microfono. Grazie per avermelo fatto notare. Mi sa che mi sono perso sull'ultimo punto qua. Meno male che me l'hai fatto notare. Mi sa che devo cambiare. Devo mettere una lucina LED qua sul microfono delle cuffie, sul comando, perché ogni volta mi scordo sempre. E quindi prima stavo dicendo che allora ho detto che il rimorchio che ho attaccato dietro al Turbo Star l'ho visto in una live di Miticaccio, e io come sempre vi invito, no l'ho letto prima, o forse non si è sentito il programma settimanale. Si è sentito prima quando l'ho letto? O avevo il microfono spinto? Allora adesso lo rileggo un'altra volta. Allora, programma del mitico. Perfetto, ok. Allora, ti chiedo scuse e riprendo. Hai fatto bene a farmelo notare. Allora, programma. E mi sa che mi sono fatto almeno 5 minuti senza audio. Allora, programma
del canale del mitico La Zappa Storta e Presidentissimo. Abbiamo lunedì Ranch e nella sua live sarò ospite. Mi raccomando, passate a guardare da lunedì alla domenica, se ti vende, guardate anche la sua programmazione. Quindi lunedì Ranch, martedì Farming, mercoledì Formula 1 con il mitico Gire, mitico Gire. Poi mercoledì Formula 1, e mi raccomando, seguitelo perché nell'ultimo periodo ha iniziato a scalare anche le classifiche le classifiche, il mitico Talebano. Poi abbiamo giovedì Farming, venerdì Farming. Talebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer 10 altro caffè. Grazie, voglio un po' di carica caffeina. Quindi venerdì Farming, sabato SnowRunner e ovviamente la domenica lui porta un bel gioco che si chiama Dipende. E dipende, ma che dipende. Quindi vi invito a seguire il suo canale, ovviamente se vi fa piacere seguite anche il mio canale. E stavo dicendo che il rimorchio che ho attaccato collegato dietro il Turbo Star l'ho visto nella live di Miticaccio. Quindi se non conoscete Miticaccio, cosa impossibile, vi invito a seguire il suo canale perché è molto bravo, insieme al mitico Nick November Yankee Kilo Kilo numero 3, Robby Mello 81 e ovviamente la meravigliosa Nora 24. Ma soprattutto seguite tutti gli streamer che vi piacciono, quindi i vostri streamer del cuore, e sosteneteli, andateli a guardare se potete, date una mano come ha fatto il mitico Talebano oggi, che ci ha offerto tanti bei caffettini qua. E ovviamente seguite anche tutti gli altri canali. E beh, giustamente. Ed ha ragione. Cose da pazzi in questo manicomio, direbbe il grande Totò. E mi sono fatto come al mio solito quei 5 minuti in muto. Talebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer 10 lascio un caffè appeso. Si dice sospeso, comunque grazie. Azzo. Hai offerto un bel po' di caffè oggi. Mi sa che non dormirò per un anno. Grazie, voglio. Sei un mito. E come direbbe il grande Totò, abbondiamo. Altrimenti poi dicono che siamo provinciali. Eccolo qua, il rimorchio di cui vi ho parlato prima. Allora, se non ricordo male, la capienza è 100.000. Talebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer 10 allora un limoncello per te. Poi, grazie. Ma sono un po' a digiuno, però ok. Magari dopo pranzo pigliamo un bel limoncello. Un limoncello. Hop back. Hop back. Chiedo scusa, so che è uno spettacolo indegno, ma qua ci viene da soffiare il nasen, orsacchiotte. Che idea mi hai fatto venire, grande, grande Giove. Mi hai fatto venire una bella idea, lo sai. Grazie.
Corsa Chotten, ja, Wunderbaren. E intanto quelli l'altra volta mi hanno fregato a me. Quelli quando sto da solo sono molto tranquilli, ma quando vedono che c'è qualcuno vicino a me, non so perché, ma diventano un po' più, un pochettino più cattivelli. Corsa Chotten, ja. A proposito di Ranch, lo sai, mi sono trovato alla fine nella stalletta con i maialozzi, che ogni volta che mi avvicinavo là ce n'erano così tanti che ha iniziato ad avere un calo di fotogrammi in quell'area, così ho dovuto praticamente metterne KO alcuni. E sto pensando, siccome i maialozzi si riproducono in maniera molto rapida, io, se hai visto le mie live, ho le due stalle una accanto all'altra. Cosa farò? Trasferirò le mucche in un'altra stalla e creerò un recinto intorno alle due stalle e le lascerò aperte, così in pratica maialozzi potranno andare sia in una stalla che in un'altra, quindi avranno più spazio per muoversi e io ovviamente avrò una chance in più di evitare che durante gli ingressi e le uscite dalle stalle loro possono, i più piccoli possono fare maialozze, se ne possono tagliare la corda, e quindi c'ho anche il budget giusto. Io già ce l'ho, devo farne una per le mucche, perché io adesso ce ne ho 4, quindi il problema o la questione in questo caso erano più i maialozzi, che ne sono veramente tanti, e quindi così almeno ottimizzo il tutto e non mi trovo i maialozzi schiantati, perché ho la vaga impressione che l'ultima volta che avevo praticamente trovato i maialozzi capoeira, perché molto probabilmente c'era poco spazio. La casa dietro la casa delle mucche, quello è il pollaio, se ti riferisci alla mia mappa. Io ho costruito il pollaio là vicino, però il pollaio poi sì, lo sposterò vicino alla stalla delle mucche, e quindi andrò ad alimentare con un solo granaio due strutture, una diciamo con quattro mucche e poi un'altra con rock and rollen nell'altra struttura. Rock and rolling per esistere, rock and rolling. Te la ricordi sta canzone, Taleba? E tutte le coreografie fatte sulle canzoni degli anni 80, 70-80. Poi c'era quella di Lorella Cuccarini, com'era? Vola, nananana. Non sono un ballerino, quindi evitiamo di fare figuraccia. Allora, dove ho messo il Turbo Star? Ah, sta a bordo campo là. Ah, tu dici... Ok, ora ho focalizzato. Sì. Forse ti converrebbe creare un'area riservata, un po' come ho fatto io. Si può sfruttare anche quello spazio. Non so se hai visto le ultime live, o non so se ti ricordi dove ho posizionato io le stalle.
Dall'altra parte della casa c'è quello spiazzale che tu hai tutto gli alberi. La parte sinistra dello steccato, quando la guardi verso l'uscita, o destra appena entri, si potrebbe costruire di là, costruirne uno alla volta e poi magari man mano, come ho fatto io, provare a trasferire gli animalozzi. Poi magari prima di andare in live, magari ci sentiamo su Discord e vediamo come meglio possiamo ottimizzare sta cosa. Quelli, il problema è che i maialozzi, non tanto quelli adulti, ma quelli piccolini, appena apri il cancelletto là, quelli subito scappano. Sono quelli un po' più indisciplinati. Invece quelli grandi, se ci hai fatto caso, sono quelli più fraccomodi. I grandi, se li devi spostare, soprattutto quelli là belli robusti, a voglia di dire. Sì, vabbè, basta che, diciamo così, fai partire un colpo, ma anche così, colpo di avvertimento loro se muovono. Però ho notato che quelli, diciamo, di media stazza sono quelli che più ti seguono, ma piccola e media stazza, ma quelli enormi no. Non so perché. Non so se era nella tua live o nella mia, dovevo spostare un maialozzo di quelli grossi. Questo non veniva. E ho dovuto, lo volevo portare in un'altra area per fare la preparazione. E poi alla fine, niente, ho preso lo storditore e l'ho fatto là. E quindi mercoledì mi tocca continuare a fare la lavorazione delle carni. E le mucche invece, devo dire la verità, quando le prendo e le voglio spostare, non so perché, si spostano in maniera proprio tranquilla, cioè non creano problemi. Anzi, addirittura le mucche, ho notato una cosa, che quando mi avvicino alla struttura mi vengono incontro. Non so se è perché le tratto bene a livello di cibo, gastronomia, o perché magari quando le vado a mungere le tratto con delicatezza. E comunque sono meno irrequieta rispetto ai maialozzi. Oggi, fortunatamente, non so da voi che tempo fa, anzi facciamo un che tempo fa da voi. Allora, in questo momento in tempo reale qui il cielo è coperto e ogni tanto, come si dice a Napoli, esce una lenzisola, ovvero si intravede un po' della luce solare. E ieri ha piovuto, speriamo che almeno la pioggia per un periodo, diciamo, si metta un pochettino ferma, perché ultimamente qua. A proposito, perché poi ieri sera tu hai staccato prima, ma non hai uno stabilizzatore sotto il PC e il modem? Io ho installato un
uno stabilizzatore, un come si chiamano sti, no, lo stabilizzatore, sì, quello che quando si stacca la corrente, ti mantiene la tensione per un po' di tempo. Gruppo di continuità, esatto, sì. Anche se il mio qua, quando faccio le live, non so perché una volta sì e una volta no, mantiene la carica. E forse perché la circuiteria non è reattiva, molto reattiva, e quindi non sente quando è a pieno carico il computer, quindi sta giocando. Come se non riuscisse a percepire il distacco, o è poco reattiva, mentre invece quando ci sono i picchi, e quindi quando la tensione scende, invece è più reattivo. Ah, ecco, i fulmini, beh sì, ma i fulmini so che sono attratti, sì, soprattutto dalle strutture, dalle antenne in metallo, perché io per esempio ho una stazione radio CB qua e ho preso un'antenna in fibra di vetro, quindi è plastica, è ricoperta, proprio per evitare di, intanto per non far sì che le cariche elettrostatiche possano scendere attraverso il cavo dell'antenna e danneggiarmi gli apparati radio, e poi per evitare appunto che se un fulmine dovesse cadere o transitare da quelle parti, io evito. Perché la parabola è metallica. Io per esempio sul tetto di casa ho, a parte che avevo delle antenne in metallo che sono vecchie, erano vecchie, e non erano, mi stavano dando dei problemi, e praticamente ho acquistato due antenne omnidirezionali amplificate, quelle lì per i camper, per farti capire, quelle a disco, e ho notato che le cariche elettrostatiche, anche quando vado a toccare il polo caldo dell'antenna rispetto a prima, ci sono meno residui elettrici. Ovviamente necessitano di alimentazione, quindi ho dovuto anche acquistare un alimentatore 12 volts da 1,5 A per alimentare entrambe le antenne. E ovviamente sono estremamente sensibili ai cali di segnale, per cui quando una frequenza cala per un certo delta segnale qualità, me ne accorgo subito. Però diciamo che evito di danneggiare gli apparecchi collegati all'antenna. Hanno fatto anche lo switch off, se non ricordo male, di alcune frequenze in 720p, quindi la risoluzione standard. Alcune frequenze le hanno chiuse, vero? Se non ricordo male. E quindi diciamo che sono sempre stato un po' così smanettone, tutte queste cose qua. Mi è sempre piaciuta sta cosa del fai da te, soprattutto sulle antenne. Sono sempre stato uno che sempre è stato abbastanza appassionato. Poi ho avuto anche mio zio che per un periodo mi ha portato con lui quando faceva le installazioni delle antenne con i suoi come si chiamano, i
I misuratori di segnale, ecco. Eppure il misuratore di segnale non professionale come il suo, però l'ho acquistato e quando montavo le mie antenne di metallo e dovevo fare il puntamento perché ne avevo acquistate due sulla UHF Uniform Hotel Foxtrot, me le andava a puntare più o meno con una certa precisione. Lui ovviamente sapeva tutti i parametri e quindi lui il puntamento lo faceva con questi macchinari che però a lui costano una cifra. E parliamo pure di un installatore professionale, professionista. È bella sta cosa, insomma, mi è sempre piaciuto il campo della tecnologia. Sono sempre stato uno smanettone. Oltre al fatto che ho avuto anche, tra l'altro, quando ho iniziato a fare radio CB, ho avuto anche un gran maestro, che è un radioamatore che si chiama Matteo. E il nominativo del CB è 1 Alfa Tango 284. 1AT284 Alfa Tango, Alfa Bravo, Charlie, Deltex, eccetera, eccetera. È l'alfabeto internazionale fonetico. E quindi, se siete interessati, potete anche andare sul canale 1RGK539, nel quale si parla di radio CB o eventualmente. Potete anche, come dire, interagire e imparare anche l'alfabeto fonetico internazionale. È quello che poi si parla anche appunto in radio, è quello utilizzato dagli eserciti della NATO. Poi sai, talebano, per esempio, Sky, l'antenna parabolica è molto soggetta alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Perché infatti. Pillino trattino basso ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Uela, Pelino, buongiorno, benvenuto nel canale, benvenuto nella live. In questo momento con me c'è Talebano 77 esatto, Talebano, esattamente, sì. C'è l'amico Talebano 77, poi al momento non so chi c'è in chat. Comunque benvenuti a tutti e grazie per esservi fermati in live. Sì, Pilino. Gioco da PC, però fortunatamente dal 22 novembre non avremo più bisogno di dire giochi da PC, giochi da console. Anche noi che giochiamo da PC potremo apprezzare tutte le mod che ci sono nel mod hub e potremo anche capire le limitazioni per chi gioca da console. Comunque benvenuto, buongiorno e buon caffè. Talebano, fai una cosa, offri il caffè all'amico Pilino e paga tu, dai, poi facciamo un conto unico. Gli fai gli onori di casa. Anzi, stavo pensando una cosa, Talebano. Che ne dici Talebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10 caffè per il nuovo Arvato. Uaglio, ma tu sei pazzo? Io dicevo con la cosa di Totò. Mannaggia, cavolo. Taleba, senti una cosa. Ora, a parte gli scherzi, consentimi una promozione.
Consentimelo, eh. Ecco qua. Grazie, Talebano. Gentilmente puoi fare un SEO all'amico Pilino. Grazie mille. Allora, Pilino, in questo momento sto raccogliendo l'avena perché al momento ho un paio di cavalli e pensavo di raccogliere una parte, metterla nel silos dei cavalli e un'altra parte venderla, così da recuperare un po' di soldini per acquistare un'altra piantatrice nuova, un po' più grande. Grazie per l'onore, caro Talebano, sei un mito. Oh, ottimo. Per chi non l'avesse ancora fatto, allora passate a seguire come sempre il canale dell'amico Talebano e anche l'amico, il canale dell'amico Pilino. È un'altra cosa, gentilmente, Talebano, io ieri ho fatto fare la random le pubblicità degli altri canali amici a Mitico Maurizio. Se gentilmente puoi fare anche tu un po' di pubblicità anche ai canali degli altri amici che seguono anche il tuo canale qua, in particolare diciamo quelli lì che più ti ricordi, Arvid, questi qua, oltre a qualcuno magari nuovo che ha bisogno di un supporto, così magari oltre al canale dell'amico Pilino che magari ha bisogno di, che ne so, di qualche follower in più, gli diamo una mano pure a lui e facciamo un po' di pubblicità. Pilino, devi sapere che qua a random in questo canale si fa pubblicità anche agli altri canali. Allora, silvicoltura non l'ho ancora fatta, però ci sto pensando e molto probabilmente sarà una delle colture che farò. Non l'ho ancora fatta perché non ci ho mai pensato, però ti faccio vedere una cosa. Ora giro la tribbia e ti faccio vedere. Allora, quasi finito. Allora, stavo pensando di, ora che mi hai fatto riflettere, di fare un po' di silvicoltura sul campo questo qui, il mega campo. Allora, che è questo qui. Pensavo di piantare qualche alberello. Per una bella spesa, allora, siccome c'ho il campo 19, potrei piantare qualche albero là, perché qui, a parte che verrebbero alberi proprio veramente tantissimi, però lo spazio ai macchinari non riuscirei ad acquistarli o quantomeno non riuscirei a recuperare le spese, quindi magari più là li andrò a piantare sul campo 19. Ok, grazie comunque per l'idea, Pirino. Silvicoltura l'ho fatta un paio di volte all'inizio e poi mi sono dedicato maggiormente alla produzione di alimenti, diciamo così. Però quella è una cosa che l'andrò a fare. OLP2, oui, scusami, non me ne sono proprio accorto che c'eri anche tu. OLP, buongiorno, buon caffè anche a te. Buon caffè, OLP2, c'è il sound alert che si chiama e io pago. Schiaccialo così poi il barista
ti porta il caffè. L'amico barista. O barman, anzi, barman. Ti porta un bel caffettone di quelli forti forti. Ecco qua. OLP. Perfetto, LP. Hai preso il caffè di benvenuto. Offre la casa. Corretto, all'anice cosa gli vuoi mettere all'interno? Qua abbiamo più o meno tutti i prodotti, poi se eventualmente non ce l'abbiamo noi lo andiamo a produrre. Corretto, educato questo caffè, guarda, ti dice buongiorno, signor OLP2. I miei rispetti, i miei omaggi, le abbiamo portato un bel caffè, anzi ti abbiamo portato un bel caffè. Un bel caffè forte. Ah, la faccia. Ah, ecco, quindi questa è grappa corretta. Al gusto di caffè. Sì, ma con quale uva? La bianca o la rossa? Poi non entriamo troppo nello specifico, quella là, diciamo, il tipo di uva qua, perché non sono proprio esperto. Grappa con due gocce di caffè. Ah, mi ha fatto morire. Ah, sto talebano che ci dai, no? Moscato. Ah, però. Ti tratti bene. Ti accontenti di poca cosa, poca roba. Oscar Lima Papa 2, ovvero LP2, devi sapere che Talebano si accontenta di poco. Per esempio, tu gli dici: senti, ti voglio comprare una macchina. Quale macchina vuoi? E lui ti dice: ma io mi accontento di qualcosa di poco, tipo una Lamborghini, una Ferrari, una Porsche. E di nuovo che o sbaglio. E io gli ho detto un'uva normale, l'ho detto in moscato. Si tratta bene. OLP, ecco, mi ero dimenticato di attivare di nuovo il microfono. Dicevo, OLP2, anche tu se non ricordo male giochi a farming, vero? O mi sto sbagliando? Mo' dice, guarda che ti stai sbagliando. Vabbè. Speriamo di no. Speriamo di non fare una brutta figura. Chissà cosa direbbe Jason se vedesse questo lavoro qua su questo campo. Io già so, direbbe Tab. E non va bene. Mamma mia. Ma
A proposito, se siete proprio appassionati a sesso e malamente appassionati di farming e volete essere informati sul mondo di farming, vi consiglio il canale dell'amico Jason Farm. E lui ha anche un canale Discord insieme ad altri amici, fra cui anche Peppe978, che molti di voi lo conoscono come modder di farming. Lui ha riprodotto il Turbo Star, ha riprodotto il 968, se non ricordo male, quel Fiat degli anni 70, ha fatto tanti bei lavori. Quindi, se siete appassionati, oltre a passare nel canale dell'amico Talebano 9G0, Fendbus 08, Arvid underscore 80, eccetera, eccetera, se siete ma proprio patiti di farming, andate nel canale di Jason Farm e seguite i suoi aggiornamenti. So I was not talking in English and in other language for a lot of time. So I was saying that if you are very passionate by farming simulator, you can I will suggest you to follow the channel of my friend Jason Farm. I know he talks in Italian, but you will learn on, or you will try to let him to study the English or the French language. He's a Neapolitan like me, and he is very very his knowledge on farming in general, on the agriculture. He's one of the best. So follow him. Thank you so much. Et alors, j'ai pas parlé pour longtemps. Je vous demande pardon. Et alors, je disais que si vous êtes particulièrement passionné par Farming Simulator, je vous conseille de suivre le canal de mon ami Jason Farmer. Mais suivez aussi le canal de La Zappa Storta, le canal de 9-0, Fairbus 08 et les autres canals Waparunner, Arvid underscore 80. Et poi voilà, suivez vos streamers préférés. E allora qua abbiamo quasi riempito sta caspita di trebbia che va proprio bene. Esatto, Arvid, bravo. Ma Arvid non era 80, o mi sto sbagliando io? Mamma mia, io ho sempre detto Arvid underscore 80. Ah, ecco, ma Arvid 0 è un altro canale amico, perché io mi devo ricordare, devo cercare di ricordarmi dei canali qua, perché poi arriverà un giorno che mi farò una bella lista, così non mi dimentico nessun canale. Arvid Superstar. Comunque è proprio comodo sto rimorchio qua, 100.000 litri ed è qualcosa di eccezionale veramente. Ecco, questo qui, questo Turbo Star l'ha creato appunto Peppe978.
insieme all'altro Turbo Star con il cassone che al momento ho messo a riposo sotto il riposo, lo sto tenendo lì buono buono per poi utilizzarlo quando dovrò andare a vendere i prodotti. Infatti lo utilizzo come mezzo di trasporto per permettere al camion, a un signor camion, di praticamente fare lavori molto molto simpatici. Ok. E ovviamente su lo facciamo anche alla zappa storta, anzi lo faccio io quasi quasi. Allora, facciamo il su. Perfetto. Onorato di averlo fatto io. Onore e piacere. Allora, abbiamo praticamente abbiamo raccolto 100.000 litri di avena. E quindi io vorrei, ma non so. Allora, 100.000 litri, potrei andarle a scaricare. Sì, allora i primi 100.000 litri li vado a scaricare nel silos dove ci sono i cavallucci, nell'altra parte. E poi vediamo un po', faccio passare la notte, vediamo se aumenta il prezzo della vina. Se aumenta il prezzo la andiamo a vendere. Dove sta? Eccola qua, 915. Aspettiamo il picco massimo e poi la andiamo a vendere. Eh sì, molto comoda la scelta che mi è stata consigliata dagli amici in chat 2-3 settimane fa, quella di acquistare la X9. L'ho pagata recuperando il costo della vecchia mititribbia. Ho speso circa 400.000 euro fra mititribbia e macchina per il trattamento dei terreni, quindi fertilizzante liquido e o diserbante. E quindi alla fine di tasca mia ho speso circa 300.000 euro. E quindi ancora una volta siamo riusciti a acquistare senza toccare molto il budget aziendale. So, 2 or 3 weeks ago I made a change of my machinery. I bought the big John Deere X9 and I bought the machine for um,
for liquid fertilizer or herbicide to use on the field, and selling the oldest one, the older one, I paid at least 400,000 credits or euros of new machinery, but I touched only 200 euros from my bank account, so maybe I have done a good shop. I hope so. Saving money and buying new machinery needed, and I paid not too much because I use it. I bought all machinery, use it, so I had I don't remember the word. That's what's happen when you have to talk in three language or four language. So I spend not too much money. I save money, a lot of money about my enterprise here. Et alors j'étais en train de raconter que deux ou trois semaines sono passati. Calebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10 ti devo salutare che devo fare studiare il bimbo, alla prossima. Oui, grazie per il grandissimo supporto, ma soprattutto grazie per l'onore che mi hai dato nel averti qui nel canale per a farti fare un po' di SEO. E come ho detto anche a Maurizio, Max, senditi libero in questo canale di muoverti come vuoi, quindi sei padrone anche tu di questo canale. All right, I want to say thank you so much to Talebano 77 for moderating this channel, our channel. Thank you so much. Merci beaucoup à Talebano 77 pour avoir modéré le canal dans cette matinée. Grazie assai a Talebano, perché finalmente ha già avuto l'onore e piacere il lavoro come moderatore e mi ha fatto pure una grande compagnia. Ma io state buono, grazie ancora per per tutto e grazie per il supporto. Poi quando vai in live stasera a me mi arriva la notifica, quindi vengo a fare un po' di tifo nel canale. Grazie ancora carissimo, buona continuazione di giornata, buona carica caffeina, buona carica pappadori, mi raccomando mangia poco perché altrimenti poi fai come i maialozzen che quando mi vedono fanno massimo rispetto. Massimo rispetto. Scherzi a parte, grazie ancora per la compagnia. E quindi tenete per voi che state guardando in live questo video, date un'occhiata al canale di Talebano, se non lo seguite seguitelo, attivate la campanella mi raccomando e seguite il suo canale, ma seguite
soprattutto il canale dei vostri streamer preferiti. Grazie, voglio buona giornata. E questo me lo vado a scaricare direttamente nel Silos. Allora, nel Silos, se non ricordo male, questo qua dovrei avere, mi pare, 40.000 litri di avena. Quindi, teoricamente, dovrei riuscire a fare qualcosa di buono. Quindi qua mi tengo la riserva, questo è tutto quello che dovrei vendere, quello che lascio in questo silos. Aspettiamo ovviamente che il prezzo aumenti, altrimenti. Allora, il prezzo è, vabbè, dobbiamo aspettare 900, facciamo. Eh sì, we must wait till the price of the avena will grow up. Fammi vedere un attimo quanto ce n'ho qua. Ah, 220.000 litri. Ok, 220.000 litri. Potrei venderne non più di 90.000. Ho una riserva. Una bella riserva torna sempre utile, specialmente per allevare i cavallozzi. So I will sell 19.000 liters of avena, and I will use the rest for the horses. And I have to let them eat fresh foods. Lasciato la striscetta qua. Rilassiamoci un po', anche se fuori c'è la luce, magari in questo momento voi mi state guardando in replica, vi sta venendo quell'abbiocco che state per addormentarvi. Bene, se vi rilassate durante le mie live o guardando i miei video e state guardando questo video o siete entrati nel canale per curiosità. Se vi piace il soft gaming, mi raccomando, lasciate un bel follow al canale, attivate la campanella ovviamente per ricevere notifiche di quando sono in live. Ovviamente se vi va, seguite anche il mio canale YouTube. E ovviamente nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su qui Twitch che su YouTube, troverete tutti i link, uno fra i quali
il link che vi permetterà di acquistare Farming 19 a prezzo scontato, oppure Farming 22 in preordine, e poi ovviamente troverete anche i giochi multipiattaforma, quindi non solo PC ma console PS3, PS4, Xbox, quindi diciamo PlayStation, Xbox e le più console da gioco conosciute. Sto pensando, ma a me il carro miscelatore non mi serve, c'è il macchinario, dovrei acquistare un altro Turbo Star, ma dobbiamo vedere prima quando riusciamo a recuperare qua dalla vendita. O dovrei vendere tutti il silos, i 200.000 litri per non andare in debito, andare sotto col conto. Si potrebbe fare, dobbiamo aspettare prima che il prezzo dell'avena salga un po'. Quindi la prima cosa che faremo sarà quella di andare ad assicurarci che i nostri cavalli abbiano la loro riserva di avena nel silos multifruit che abbiamo installato, dove ci sono appunto i cavalli, e poi facciamo il resto. Allora, questo adesso vado a scaricare il camion nel silos dove ci sono i cavalli. Now we'll unload the charge here in the horse silos and the rest I will sell the rest when the price will be quite tight. Oh, questo è più di 100.000, ok. Più di 100.000 litri, perfetto, quindi ci avanza qualcosa. Quanto sarà 110.000 litri? Può darsi. Può darsi che il rimorchio abbia la capacità di 110.000 litri. Quindi la produzione di avena su questo campo qui risulta, dovrebbe, il campo quello lì dovrebbe aver prodotto all'incirca 140-150.000 litri di avena. Riempiamo il silos e poi il resto eventualmente lo prepariamo per andarlo a vendere con il Turbo Star. Ah, perfetto.
questa parte restante la andiamo a metterla di nuovo, andarla a conservare nel silos che si trova dove c'è il parco mezzi. Aspettiamo che ovviamente venga la luce e inizieremo poi a vendere un po' di cose e vedremo se riuscirò ad acquistare un nuovo Turbo Star da utilizzare nella farm, nella vecchia farm, e quindi per caricare i materiali. La materia prima per alimentare le mucche. Questi silos dovrebbero essere 250.000 litri. Ok, avena, 239.000. Ok, allora adesso facciamo così: facciamo scorrere il tempo più velocemente. Andiamo subito. Ecco, come temevo. Razione mista. Ok, allora pensavo di vendere questo qui. Perché praticamente non lo utilizzo più tanto, meglio, non mi serve per fare la razione mista, quindi direi di iniziare a venderlo e prendere un Turbo Star usato. Anche perché qui la capienza è limitata, sono 17.000 litri e quindi mi manda avanti e indietro per un bel po' di volte. Lì mi pare che il Turbo Star dovrebbero essere all'incirca 30.000 litri. Quindi quasi quasi vado a vendere il latte pure. So I will sell the milk. Try to earn money, then I will sell this vehicle here and I will buy a new Turbo Star.
A new track. Paglia, paglia. La paglia. Dovrò rabboccarla, mi sa. Ok. Allora, facciamo così. Andiamo a vendere il latte. Vediamo quanto riusciamo a recuperare. Quanto guadagniamo in base a quello poi andiamo a vendere il carro miscelatore qua e andiamo a prendere il camion, il Turbo Star, e lo utilizzeremo qui in farm. Sì, perfetto. Andiamo subito a allora vediamo un po' il Turbo Star quando ci viene a costare. Usato, altrimenti c'è il 682, giusto. Allora vediamo un attimo qua. 30.000 questo, 15.000, vediamo un po'. Se lo rendo usato, 48.8. Ok, facciamo così. Vendiamo prima il carro miscelatore. Andiamo a vendere il carro miscelatore e vediamo quanto riusciamo a recuperare. Ovviamente qua mi dicono gli amici che si accende il lampeggiante su strada, ma qua non c'è il lampeggiante, ok. Andiamo avanti allora. Certo che camminare con un musone così in mezzo alla strada non mi sembra proprio il caso, assolutamente. Allora, scusate un attimo. Ok. Ovviamente bisogna ripararlo, quindi bisogna spenderci qualcosina vicino per recuperare qualcosina. Oppala. Allora vediamo un po' quanto ci offrono per il carro miscelatore. How much they will offer us for this mixer?
Ah, 96.000, ottimo. Ok, allora direi di prendere il Turbo Star ad occhi chiusi. Ma proprio come si dice a Napoli, senza né leggere né scrivere. Usato ovviamente. Colore. Vediamo un po', aspetta, cosa c'è qua? Copertura? Non ci interessa. Lo spoiler? No. Senza parasole, ok, allora. Il colore, qua non si vede un granché. Allora, direi di prenderlo verde. Abbiamo speso giusto giusto 10.000 euro del nostro budget. So I spent only 1000 euros from my budget. Allora, questo però mo devo andare un attimo al campo lì, vado a fare la riparazione. Andiamo a riparare prima il mezzo e poi, una volta riparato il mezzo, e appunto rifornito del biodiesel, lo portiamo in farm e quindi iniziamo a farlo funzionare lì. Non ha le lampeggianti ovviamente, entriamo di qua. Allora, andiamo prima a fare rifornimento all'impianto di biogas qua. Allora, se non ricordo male, qui dovrei aver caricato tutto, forse manca l'etanolo, credo, eh. Vediamo un po', inizia il riempimento. Vediamo un attimo una cosa. Etanolo, etanolo, che metanolo, ok, vabbè, è normale. L'insilato ovviamente è lo scarto di lavorazione della colza, e quel materiale lì ovviamente può essere usato per alimentare i nostri animalozzi. Fammi avvicinare. Ok, andiamo un po'. 740 euro, ottimo. E abbiamo un mezzo praticamente quasi nuovo. Allora, cosa devo fare adesso? Devo andare, ah sì, devo andare a preparare la razione mista per le nostre mucche. Quindi io direi di vediamo un attimo il costo, le offerte del latte, abbiamo detto 1600. Allora, io quasi quasi faccio scorrere il tempo più velocemente. Farò scorrere il tempo in maniera più rapida e andremo a vedere poi se riusciremo appunto a
a vendere ad un buon prezzo il latte. Attenderemo che tocchi il picco, ci sia il picco, e andremo poi a... Oh, passa anche il treno. The train, catch the train. Ok, appena in tempo. Vediamo pure se dobbiamo rifornire eventualmente. Abbiamo un turbo star anche qui, almeno ora quando carichiamo e quando scarichiamo sappiamo che sono 30.000 litri di materiale, e quindi se andrà un po' stretto qua. Ecco qua, vediamo se è arrivata a 30.000 litri continua, perché devo capire se c'è un bug qui alla mod o se era il carro miscelatore che aveva un bug. So now il test if the ratio mix ratio is bugged or if the problem were on the mixer car. So I sell the mixer car and I put this truck, this turbo star, and I spend only... Ok, era là. Allora era buggato. So I bought this new truck and I spend only 10,000 euros or dollars from my bank account society. So I and I sell the older mixer, ratio mixer machine. Vediamo un po' come stanno qua, stare in bene. Reazione mista, qui ci vogliono almeno 100.000 litri qua. Più di 100.000 litri qua. Quindi qua a breve mi toccherà di nuovo riprodurre. Qua quando c'ho 10.000 litri, vabbè, mettiamo i 10.000 litri. E andiamo a vedere anche... il latte nel frattempo. Andiamo a vendere il latte. Allora vediamo un po' se si è stabilizzato il prezzo. 1679. Allora facciamo così, mulino per grano, è un po' complicato arrivarci laggiù. Sta a stare al supermercato. Ok, andiamo a vendere il latte al supermercato. Now let's go selling the milk at the supermarket and we will earn, I think, quite enough money. Sto guardando su, mi pare 36.000 litri, ok, quindi posso anche
fa una barca di sorte. Eh sì, recuperiamo un bel po' di spese qua. E ci dedichiamo un po' alla vendita dei prodotti qua. 20.000 litri mi pare che sto... no, 30.000 litri, 25.000, ok. Andiamo a vendere subito subito al supermercato il latte. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Sì, avviene quel fenomeno che in gergo fotografico si chiama sovraesposizione o sottoesposizione, quando si passa da un luogo molto illuminato ad un luogo poco illuminato, si crea quel bagliore, forte bagliore di luce, diciamo così, quel bianco molto acceso che vi acceca, ecco, quella è sovraesposizione. La sottoesposizione, quindi c'è più luce, sovraesposizione. La sottoesposizione invece è quando un'immagine risulta più scura. E quindi in effetti l'effetto contrario. Quando passiamo anche da un ambiente noi molto illuminato ad un ambiente poco illuminato. Nel caso dell'uso delle fotocamere digitali, vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare. Oh, 43.000 euro, ottimo! Mi sa che abbiamo recuperato anche parte della spesa fatta. Per acquistare la nuova seminatrice. So we earn 40,000 euros from the milk selling. So this is a good news. It's a good news for us. Non so perché, ma oggi mi sta facendo un po' di capricci il sistema qua. Andiamo subito a caricare e scaricare altro latte. Nel frattempo puliamo un attimo la stalla qua. Giustamente si lamentano. Che fanno questi? Ok. Ora andiamo anche a preparare l'ultima parte della razione mista qua. Mettiamoci qua. Ok, spegniamo. Quanto ci è rimasto ancora? Ok, finito, perfetto. E vediamo un po' che alla fine abbiamo recuperato quasi un centinaio di migliaia di euro da questa vendita. E scusatemi se è poco. E vabbè, è tanto, è tanto.
ovviamente andiamo a recuperare tutti parte delle spese fatte. Sono anche abbastanza, ne sono. Ok, ne sono un bel po' le spese. Non dico che recuperiamo le spese della benzina, però più o meno. Abbiamo recuperato parzialmente. Il budget per la seminatrice. E poi vediamo un pochettino. Il da farsi. Io approfitto della vostra presenza qui in chat per ringraziarvi per avermi tenuti compagnia, tenuto compagnia in questa domenica mattina con il nostro format Domenica Caffè in Farm. 19.000 euro, che è sceso il prezzo? No. Ok. Sbagliato, uscite dall'altra parte. E allora diciamo che oggi abbiamo ancora una volta acquistato nuovi mezzi, ma abbiamo allo stesso tempo credevo che si stesse recidendo le sbarre. Dicevo, abbiamo acquistato un mezzo e poi allo stesso tempo abbiamo anche risparmiato un bel po' di soldi, quindi direi che abbiamo fatto una cosa buona e abbiamo recuperato anche, ovviamente, oltre ai soldini, abbiamo recuperato un po' di cose buone dal monte. Chissà se esisteva il turbostar con la cisterna per i liquidi. Allora, mo devo andare a prendere la cosa qua. L'insilato, poi devo prendere il fieno e la paglia. Mi pare che, se non ricordo male, la capienza massima del macchinario era di 30.000 litri, quindi qua dovrei arrivarci perfetto, in pari. Andiamo subito a rifornire il macchinario, che qua mi sa che è vuoto di insilato. Non vorrei sbagliarmi, ma l'insilato non ci sta. Non ci sta insilato, infatti manca anche il fieno. Completamente vuoto. So, in this live streaming, I sell old machinery and bought a new new one. Then I sell the milk and I earn
At least 60 or 17 thousand euros. And I bought this TurboStar, replacing the machine, mixing machine, because there were a bug using the mixer machine, the biggest one, and now I know that they were a conflict of mods, I suppose. Now it's working with the TurboStar, and they will go on preparing and loading the Russia mixing machine, the big one, here on the old farm. So I want to say thank you so much to you that you are watching this video. Thank you for the company. I hope you will enjoy and you enjoyed this live streaming on the Sunday. You will find this video on my YouTube channel on Monday, on Tuesday at 12 p.m. You will I want to say thank you so much if you are watching live streaming this video, and for you if you are watching this video in rerun here on Twitch, please stand by. Thank you so much for watching my programmation. I was forgetting that this is the last streaming of the week, so thank you so much again. I hope you have enjoyed my contents, and let me know following the channel. And now I will try to talk with my French friend. Our rendezvous is for next week, and it's for the Saturday rendezvous. It's for Saturday night. Non ci vedo che sta, non mi fa carica la paglia. So thank you so much again. If you are interested to buy this game or other game for multi-platform, so PlayStation, Xbox, PC, etc., etc., you will find a link that allows you to buy games with lower price, up to 70%. 70%, okay, sorry. I know it's very difficult to talk after a very long live streaming. I apologize for this, and you will find as well in the video description other links that are my social media channel, YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. I hope you have enjoyed the soft gaming. Let me know following the channel. Thank you so much, and now I will talk to my French friend. And I was forgetting that you will find this video on YouTube, and the same links you will find the video YouTube, I repeat, sorry, on Tuesday
Thank you so much. Thank you. And now I'll talk to my French friends. Et alors, notre rendez-vous avec Farming. Dimanche, café en ferme. Il termine ici. Notre rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Notre rendez-vous avec Farming Simulator, c'est pour samedi soir à 21h. J'espère que vous avez bien agréé le soft gaming, ce nouveau genre de créer des contenus. Faites-moi le savoir en suivant le canal. Si vous êtes intéressé à acheter Farming Simulator 19 ou préordonner Farming 22, vous allez épargner jusqu'à au moins 70% dans la description des vidéos, soit sur Twitch que soit sur YouTube. Vous allez trouver des liens qui sont les liens pour acheter les jeux, 4 liens qui sont mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. J'espère que vous avez bien agréé mes vidéos. Notre rendez-vous c'est pour mardi, pour le début de semaine avec la programmation du canal. Vous allez trouver la vidéo sur YouTube mardi à midi. Merci beaucoup. Maintenant je vais parler à mes amis napolitains. E allora, io vi ringrazio come sempre, mi avete fatto compagnia, ringrazio a voi che mi avete guardato in diretta, ma ringrazio soprattutto a voi che mi state guardando in replica con Coppa Twitch e a registrazione Coppa YouTube. Allora, l'appuntamento con Farming è sabato e sera è 9 e naturalmente a domenica e mattina con un format nuovo, domenica in farm, domenica caffè da fattoria e poi, come ho detto prima, l'appuntamento per l'inizio della programmazione della settimana e martedì con Turbo Star e Ralph Garage. Poi, se siete interessati a cattare questo gioco di yoga multipiattaforma, da descrizione dei video, sia Kangoppa YouTube che Kangoppa Twitch, Kangoppa YouTube, trovate il link a robot a cattare yoga scontato. Multipiattaforma significa pure per PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. E poi trovate 4 link sui canali social media. YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente pure Twitch. Allora, mi pare che faccio tutto cosa a programmazione, quindi oggi che è domenica, che è l'ultimo video della settimana, l'appuntamento quindi è per martedì con Turbo Star e Ralph Garage e quindi è praticamente Euro Truck Simulator 2. E allora, io come sempre vi ringrazio. Thank you everyone, thank you so much, merci beaucoup, grazie mille a tutti, è stato buono, ciao!